Avrebbe scavalcato questa rete all'altezza di Bagni Miramare, poi si sarebbe gettato sotto il treno merci in transito intorno alle ore 3. Indaga per suicidio la polizia ferroviaria di Ancona sulla tragedia avvenuta la notte scorsa lungo i binari tra Fano e Pesaro. La vittima, un pesarese di 69 anni, è deceduto sul colpo. Il corpo dell'uomo, dopo i primi accertamenti e su autorizzazione del magistrato, è stato trasportato all'obitorio di Pesaro per l'identificazione da parte dei familiari. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto. Il traffico ferroviario invece è rimasto bloccato fino alle 6, dopodiché è stato riattivato il binario pari verso nord ed infine alle 7.30 la circolazione è tornata alla normalità. Diversi però sono stati i ritardi registrati e i treni cancellati, per questo è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Pesaro e Ancona. Sul posto, oltre alla Polfer, sono intervenuti i sanitari, la Polizia Scientifica di Pesaro, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.